Grazie a tutti. Vedo che c'è una fortissima partecipazione, spero che questo non abbia alzato le aspettative del convegno, quantomeno sulla relazione introduttiva. Io non è tantissimo che mi occupo di questa questione dell'amianto, vorrei cominciare col socializzare alcune impressioni che ho avuto dopo un po' che mi occupavo di questa cosa. Ritorno da un viaggio a Torino per un'udienza del processo Eternit, un delegato, un dipendente, un ex dipendente dell'Eternit mi ha fatto un'osservazione. Mi ha detto: io rimproverò al sindacato di aver fatto molto, tanto per coloro che si sono ammalati, ma quasi nulla per coloro che sono esposti ma non si sono ammalati. E ovviamente in quell'occasione io diedi una risposta tecnica dove dissi: non possiamo intervenire per dei danni che non si sono ancora verificati. È una risposta tecnica. Devo dire che quella risposta non mi ha soddisfatto, perché mi ha lasciato qualcosa di vuoto. Avevo la convinzione che quella risposta fosse incompleta, ma non capivo il perché. Più avanti nel tempo, quando stavo cercando di convincere un'altra delegata che a illustrare la propria esperienza, l'esperienza della sua famiglia, e mi sono trovato di fronte a un garbatissimo diniego e anche fortemente motivato. Questa persona, che fa parte di una famiglia di 7 persone, in cui 3 persone sono già morte per esposizione all'amianto, mi ha spiegato che temeva anche un po' per la propria vita attuale, persona sanissima, quindi non aveva altra preoccupazione che la propria vita attuale, perché dice, mi ha fatto alcuni esempi per farmi capire, e mi ha detto: ma prova a immaginare, se io oggi vado a fare un'assicurazione sulla vita e l'assicuratore sa che sono stato fortemente esposto all'amianto, secondo te è facile? Ma aggiunge: se io fossi in competizione in un'azienda per un ruolo dirigente e nel gruppo in competizione si sapesse che io sono fortemente esposta, pensi che sarebbe facile? E ho capito che il problema non era solo la malattia, ma già l'esposizione è un problema enorme, che crea dei problemi sociali molto grossi, e si aggiungono ovviamente agli stati d'ansia che una persona esposta si porta dietro in modo ovviamente naturale. Poi ho avvertito la sensazione che nei confronti di queste persone occorre intervenire con una cosa a 360 gradi. Non si può intervenire solo su un pezzo del problema. La storia di questa famiglia, come di tante altre storie, ho preso questa come esempio, ci dimostra che l'esposizione all'amianto produce delle conseguenze sociali durature nel tempo. Solo perché sono passati magari 20 anni dall'esposizione non vuol dire che la nostra società non risente di quella situazione, perché si riflettono nei rapporti familiari, si riflettono nel tessuto sociale. E quindi siamo di fronte a una situazione che vede delle persone che avrebbero diritto a maggior tutela e a maggior diritti, e in realtà subiscono degli svantaggi. Esattamente la situazione capovolta di quello che dovrebbe essere. La legge 257 ha sicuramente rappresentato una svolta radicale della situazione. L'obiettivo di quella legge era quello di trasformare il problema amianto in un non problema. Purtroppo però, un conto è fare le leggi e un conto è che nella società poi queste cose marcino e si realizzino. Le malattie relative all'esposizione all'amianto hanno dei tempi di latenza lunghissimi e abbiamo dei casi in cui la latenza ha superato i 40 anni. L'ultimo caso che abbiamo vissuto, che è anche di una nostra collega, vede una malattia manifestarsi dopo 44 anni dall'ultima esposizione. Purtroppo il tempo nell'immaginario collettivo crea delle situazioni tali per cui la gente dimentica il problema e in una parte dell'opinione pubblica si è fatta avanti l'idea, secondo me, negli anni scorsi, che fatta la legge risolto il problema. E purtroppo non è così. Le stesse organizzazioni sindacali, devo dire, spesso e volentieri, si sono orientate più al risarcimento del danno e al recupero dei benefici previdenziali che prendere consapevolezza della necessità di un intervento sulla bonifica dell'ambiente.
e quindi sono orientate a un'attività che era parziale. Considerate il fatto che noi spesso e volentieri pensiamo che nel 1992 è finita la possibilità di lavorare l'amianto, l'esposizione sia finita. In realtà non è così. Noi abbiamo nei luoghi di lavoro ancora parecchio amianto montato nei capannoni che mette, e i lavoratori che ci lavorano sotto sono esposti. Quando va bene è un amianto che è 25 anni che è lì, se no sono 30, 40, sta sfaldando. Ci sono gli esposti addetti alla bonifica dell'amianto, che oggi lo vanno a rimuovere perché deve essere sostituito. E poi ci sono gli esposti ambientali, coloro che abitano vicino quei capannoni, che sono coperti di amianto e che respirano quelle fibre. La CGIL a Reggio Emilia, negli anni scorsi, nell'attività di tutela dei lavoratori, ha presentato 900 domande di accesso ai benefici previdenziali. Il 31% sono state favorevoli. Il 24% sono state negative, o perché esposti da meno di 10 anni o perché esposti a meno di 100 fibre lì. E già qui siamo in presenza di una profonda ingiustizia, perché noi sappiamo che questa è una sostanza che non ha la soglia minima di sotto del quale uno è tranquillo. Qui è ovvio che più è esposto e peggio è, ma non si può dire sono stato esposto poco e quindi io non mi ammalerò. E questo è un problema che è piuttosto grave. La cosa poi che ancora di più la fa amarezza è che il 16% di queste domande è stata abbandonata perché le cause legali sono state talmente lunghe che quei lavoratori hanno raggiunto la massima contribuzione possibile e quindi non avevano più interesse a conseguire nessun beneficio perché avevano già raggiunto la possibilità massima di contribuzione. Abbiamo poi inoltre presentato 190 domande di malattie professionali asbesto correlate, di cui 153 sono state accolte. È stato sicuramente un impegno molto molto importante, ma era molto rivolto a ciò che era successo, molto meno alla prevenzione. Il tempo ci aveva un po' anestetizzato anche noi. Ci è voluta una grande battaglia, come quella condotta a Casale Monferrato, che ha saputo rompere il disinteresse generale, superare lo scetticismo di alcune magistrature locali che sono state molto sorde fino all'inizio, poi il compagno Nicola magari sarà anche più preciso su questo, ma soprattutto ha saputo coniugare gli interessi degli esposti, degli ammalati e dei familiari con una battaglia generale, cioè non ha ridotto quella cosa a tante tutele individuali di singole persone, ma le ha trasformate in una battaglia generale che ha portato dei grossi avanzamenti nella discussione sulla bonifica sul territorio nazionale. In sostanza, tante battaglie individuali sono state ricondotte a un risarcimento collettivo e questo ha fatto fare un grosso passo avanti alla discussione sull'amianto. Il ruolo della CGIL in questa battaglia Casale Monferrato è sempre stata molto costante. La partecipazione costante a tutte le iniziative, ma si è costituita la CGIL come parte civile sia con la propria struttura provinciale che con la propria struttura regionale, ma anche il sindacato di categoria provinciale e regionale ha seguito quel processo costituendosi parte civile. Noi abbiamo tutelato 33 persone nel processo Eternit. 19 sono le persone che si sono viste riconoscere il danno, con una provvisionale di 30.000 euro immediatamente esecutiva e il danno da definirsi in sede civile. La battaglia di Casale quindi ha costruito quegli spazi politici che noi oggi stiamo utilizzando per poter portare avanti questa battaglia. Il Piano Nazionale Amianto noi lo conosciamo così com'è, perché c'è stata quella battaglia fatta da Casale Monferrato e da tutti coloro che su quella battaglia hanno lavorato. Il processo Eternit, che è un pezzo importante di quella battaglia, dovuto sicuramente alla capacità investigativa del dottor Guariniello e alla sensibilità della magistratura torinese, è stato profondamente segnato da tutta l'attività politico-culturale che a Casale Monferrato si è prodotto. È stata una battaglia culturale, soprattutto una battaglia culturale.
e ha inciso sul mondo sanitario, sul mondo della ricerca scientifica e sul mondo della politica. Cioè è intervenuta a 360 gradi, e poi dico 360 gradi perché riprenderò questo concetto dell'intervento a 360 gradi. Ha contribuito sostanzialmente anche a scrivere un nuovo capitolo nella giurisprudenza del lavoro. Basti pensare come quella sentenza che ha introdotto il concetto di danno ambientale, dalla fabbrica al danno ambientale, possa giovare a un caso come l'Ilva di Taranto, dove, per versi diversi, ma comunque c'è una similitudine di grande spessore. Questa sentenza, di secondo grado, è in Cassazione. Il 19 di novembre ci sarà la prima udienza della Cassazione. Noi ovviamente auspichiamo che venga confermata la sentenza di secondo grado, ma comunque vada, la strada è tracciata, perché la battaglia è una battaglia di tipo culturale, e va da sé che se viene confermato il secondo grado la cosa aiuta, mettiamola così, ma la battaglia per la soluzione del problema amianto è una battaglia tracciata che non si fermerà a prescindere da quella, dalla sentenza di Cassazione. La CGIL di Reggio Emilia sarà presente in quell'occasione, come penso la CGIL regionale dell'Emilia Romagna, ma bisogna prendere atto che quella sentenza e la battaglia di Casale consegna alle CGIL territoriali la responsabilità, e sottolineo responsabilità, di valorizzare i risultati e di intervenire sul territorio per migliorare e diffondere i risultati fino ad oggi ottenuti a Casale e negli altri territori. In questo quadro di responsabilità io dico che la piattaforma regionale amianto predisposta dalla CGIL regionale è un passo importantissimo. Voi avete in cartella la piattaforma, chi poi la vuole approfondire la può approfondire. È un passo decisivo soprattutto per estendere il confronto dalle aule dei tribunali alle sedi istituzionali e alla contrattazione fra le parti, perché non tutto può essere risolto nelle sedi dei tribunali. Ci vuole un confronto con le istituzioni e con le parti sociali. Deve rappresentare quindi quella piattaforma un quadro di riferimento per le iniziative provinciali che devono essere attuate, secondo me, in tutti i territori della regione. Reggio Emilia è conosciuta spesso e volentieri, grazie. È conosciuta come la provincia in cui c'era uno stabilimento Eternit, che è vero, ma non è tutta la verità. C'erano 8 stabilimenti che lavoravano l'amianto, provincia di Reggio, ed erano sparsi per tutta la provincia. E nonostante fossimo in presenza di una medicina del lavoro assolutamente efficiente, che ha sicuramente contenuto l'inquinamento, che ha sicuramente limitato le esposizioni, noi il dramma ci ha colpito ugualmente. Ci sono in cartella dei dati, abbiamo voluto mettere delle pillole di dati per dare un po' la dimensione del problema, soprattutto per chi non era conoscitore del problema fino in fondo, dove si vede che in quelle 8 fabbriche sono passate almeno 3.000 persone che sono state esposte, ma a questi qui bisogna aggiungere gli esposti ambientali, cioè coloro che abitavano vicino a quelle fabbriche. Pensate che solo intorno all'Eternit di Rubiera c'erano 14 o 15 ceramiche, e le bocche di aspirazione dell'Eternit di Rubiera, che tiravano fuori la polvere dai punti più cruciali, sparavano nei confronti di quelle fabbriche. Senza contare il fatto che tutti coloro che lavorano in edilizia continuano ad incrociare l'amianto, e che ci sono aziende che sono addette alla rimozione dell'amianto, per essere chiari, 43 aziende a Reggio Emilia e 357 in Emilia Romagna. A ciò si aggiunge tutte quelle aziende che lavoravano fuori dal settore edile, tipo le reggiane, che lavoravano con i carri ferroviari e che erano a contatto assolutamente con l'amianto dalla mattina alla sera. Non è un caso che questa sia la provincia che ha un indice di incidenza più alto della regione, l'incidenza dei mesotelioni. Registro mesoteliomi, lo dico. Il problema è determinato anche dal fatto che ci sono dei tempi di latenza, cioè questa malattia si manifesta dopo un tempo di assenza di 40 anni dall'esposizione.
Questo non ci consente di dividere il passato col futuro. Non possiamo dire c'è una roba che riguarda il passato e ormai sono stati contaminati e il futuro vedremo di tenerli fuori dalla contaminazione. Perché ci sono persone che si sono ammalate 20 anni fa e si manifesterà la malattia fra 20 anni. Quindi ciò che è successo nel passato ce l'abbiamo ancora davanti, non è nel passato. E questo implica delle cose difficili da risolvere. Basti pensare alle cause legali per l'esarcimento del danno. Non esistono più documenti di cosa faceva uno 40 anni fa. Come si fa a tutelare un lavoratore che non ha i documenti, che non trovi i documenti? Non esistono più le aziende, non esistono più nemmeno i datori di lavoro. E questa latenza crea complicazioni sia nella tutela individuale che anche probabilmente nella bonifica, perché spesso e volentieri mancano anche i documenti di dove è finito l'amianto che veniva lavorato e veniva stoccato. Da questo punto di vista noi riteniamo che il Fondo Nazionale Amianto deve cambiare la propria funzione. Oggi il Fondo Nazionale Amianto interviene solamente nei confronti dei lavoratori dipendenti. C'è bisogno che il Fondo Nazionale Amianto diventi garanzia per tutti, per i dipendenti, per gli esposti ambientali e anche per gli orfani di controparte. Altrimenti avremo un pezzo di popolazione che ha subito il danno ma non vede riconosciuto il proprio diritto. È un'idea che nasce anche dall'esperienza dei nostri uffici. I nostri uffici hanno aperto 70 pratiche di risarcimento per il rischio differenziale. Di queste 70 pratiche, 35 hanno avuto un esito positivo. 20 negativo per scarsità di documenti, e ho già detto prima il perché. 15 sono in corso, ma il dato interessante è che delle 35 con esito positivo, solo 15 hanno ottenuto effettivamente i soldi del risarcimento riconosciuti. E quello che dicevo prima, c'è una parte che non riesce a escutere il risarcimento riconosciuto. E questa è un'ingiustizia profondissima, perché da una parte a uno gli si dice hai ragione, hai avuto un danno, e dall'altra non gli si garantisce l'escussione di quel risarcimento. Ed è un'assurdità più totale, perché uno poi si sente anche preso in giro, detto onestamente. A questa difficoltà si aggiungono non solo la mancanza di documentazione del passato, ma anche la mancanza di documentazione del presente. Perché ci sono, come dicevo prima, molti capannoni che hanno ancora l'amianto sul proprio tetto. Però non esiste documentazione di questa cosa. Vi faccio alcuni esempi e vi chiedo scusa se vi do dei dati, ma questo rende l'idea di cosa sta succedendo. Il nostro sistema di rappresentanti dei lavoratori della sicurezza territoriali, che sono quelli che intervengono nell'azienda di sotto di 15 dipendenti, hanno fatto 192 visite aziendali nell'ultimo anno. Di queste 192, in 37 aziende si riscontra la presenza di amianto sulla testa dei lavoratori, pari al 20%. È vero, è un dato molto piccolo, statisticamente non significativo, ma ci dice che il problema c'è. Bene, di queste 30 aziende che avevano il tetto di amianto, solo in 2 documenti di valutazione del rischio esiste la presenza del rischio amianto. Questo vuol dire che quando quei lavoratori si ammaleranno e bisognerà dimostrare che sono ammalati per l'esposizione da amianto, non potremo farlo, perché nel documento di valutazione del rischio non c'era scritto che era il rischio amianto, e quindi sarà difficilissimo riconoscergli il danno. Non solo, ma se non c'è scritto nel documento di valutazione del rischio, diventa impossibile praticare la prevenzione, perché il rischio è ignoto. Diventa impossibile tutelare gli esposti, ma anche fare la contrattazione per la rimozione dell'amianto, perché il rischio, l'esposizione all'amianto, anche attualmente, non esiste in quei documenti. E su questo bisognerà lavorarci parecchio. In questa situazione i familiari e gli esposti sono soli davanti al problema, perché non si trovano i documenti, ci sono difficoltà di tempi, c'è un problema di isolamento di queste persone. Sono davanti al problema per quanto riguarda la prevenzione, per l'individuazione di stili di vita che li tutelino dall'esposizione avuta precedentemente, nella sorveglianza sanitaria, ma anche per dimostrare di essere stato esposto. Quindi necessitano di una tutela a 360 gradi. E necessitano di questa tutela per potersi orientare nel sistema sanitario, nel rapporto con la ricerca scientifica, nella tutela della previdenziale, nella ricostruzione della documentazione per danno differenziale e nell'individuazione dei responsabili da citare in giudizio. Cosa non sempre facile, perché non solo manca documentazione, ma a volte ci sono anche delle scatole cinesi. Nella tutela legale e civile, ma soprattutto hanno bisogno di un intervento da adiuvandum
delle organizzazioni sindacali che si devono costituire parte civile in tutti i processi che vengono istituiti per l'esposizione d'amianto. La scarsa informazione e la frammentazione delle informazioni mettono a rischio i diritti di queste persone, o per raggiunta prescrizione, o perché non sapendo di avere dei diritti semplicemente non li vanno a rivendicare. La CGIL quindi non deve prendere in carico un caso, una pratica. La CGIL deve prendere in carico una persona per tutelarla in tutti questi aspetti, senza ricorrere all'autoreferenzialità, senza pensare di essere autosufficiente, ma semplicemente deve lavorare con tutti i soggetti istituzionalmente competenti. Questo è l'obiettivo dello sportello amianto che noi oggi ufficializziamo. Lo sportello in questi mesi ha operato in modo informale. Oggi non facciamo un annuncio. Ci diciamo abbiamo lo sportello, è operativo. Perché con queste persone, con queste tematiche non si fanno gli si fanno i fatti. Ha operato in modo informale in questi mesi, ha ricostruito nel limite del possibile la platea degli esposti del passato attraverso tutto quello che siamo riusciti a ricostruire, sia esposti da lavoro sia esposti ambientali. Abbiamo tentato anche nuove strade nella SIA indicata da Casale Monferrato, cercando di riuscire ad avere dei risarcimenti danni da dei trust americani. Vedremo come questa strada porta a dei risultati. Ma comunque andremo sempre alla ricerca di nuove strade. Vogliamo realizzare quindi la tutela preventiva, individuale e collettiva, ma per fare questo abbiamo bisogno di fare una cosa. Dobbiamo intrecciare la rappresentanza sindacale con la tutela individuale per fare un sistema che funzioni a rete. Mentre la rappresentanza sindacale individua i lavoratori esposti, individua le aziende con amianto, agisce per la gestione e il rischio nel documento di valutazione dei rischi, trasmette tutte queste informazioni allo sportello amianto. Viceversa, lo sportello amianto elabora tutti i dati dei casi trattati per andare a ricoprire con la nostra presenza tutte quelle aree e quelle aziende che sono ad oggi ancora noi sconosciute. Quindi non uno sportello autoreferenziale, ma che lavora in rapporto con le istituzioni SAL, magistratura, regioni, comuni, come ad esempio il comune di Rubiera, che ha fatto una bellissima esperienza per il monitoraggio dell'amianto e che noi abbiamo inserito come esempio nella piattaforma regionale. Quindi pensiamo che con questi enti sia necessario lavorare, e sia per fare questo e per non essere dei dilettanti allo sbaraglio, abbiamo deciso di aprire delle collaborazioni con degli avvocati penalisti in aggiunta agli avvocati civilisti, attrezzando questo portello con delle specializzazioni specifiche. È l'inizio per noi di un nuovo percorso che è post sentenza, per essere in rete e per riuscire a dare sul territorio di Reggio un contributo notevole per la risoluzione del problema amianto. Mi avvio alla conclusione con questa considerazione. Non è un caso che lo sportello amianto fa parte del Dipartimento Salute e Sicurezza, perché non è una semplice erogazione di servizi, ma uno strumento di valorizzazione della prevenzione nei confronti degli ex esposti, degli attuali esposti e dei futuri esposti, in stretto rapporto, e questo è una cosa importante, con la FEVA, l'Associazione Familiari delle Vittime Emilia Romagna, di cui spero Caselli ci farà un accenno, che sta nascendo in questi giorni. È un investimento che la CGIL di Reggio Emilia fa, dove mette una persona a gestire l'ufficio, la compagna, per noi compagna, questo è il nostro linguaggio, Dirce Fantini, è una collaboratrice per la ricostruzione dell'archivio ex esposto e mette in campo risorse economiche per un piano di formazione per tutti i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro, perché sappiano gestire il problema amianto. Un investimento significativo per mettere sotto controllo il problema amianto a Reggio Emilia. Il tutto per assolvere alla nostra funzione di rappresentante dei lavoratori, sfruttando gli spazi che il decreto legislativo 81 ci dà e ci consegna, perché il decreto legislativo 81 dice ai nostri RLS e RLST che possono, anzi devono, intervenire nell'ambiente anche esterno al proprio luogo di lavoro.
consegna la responsabilità di non occuparci solo di ciò che succede dentro i portoni della fabbrica, ma anche fuori. Questo è l'obiettivo: assolvere alla responsabilità che la sentenza di secondo grado ci ha consegnato, assieme alle istituzioni che devono essere sensibili al problema. Per questo abbiamo chiesto il contributo dei nostri ospiti, per metterli a conoscenza del nostro lavoro, per approfondire il loro punto di vista, accrescere la nostra conoscenza, perché dall'approfondimento continuo della tematica amianto, in rete continua con coloro che operano sul territorio, che possiamo tutelare al meglio i nostri rappresentati. Grazie.